La brutale collettivizzazione delle terre voluta da Stalin scatenò una carestia che poi si intensificò, carestia che non colpì soltanto l'Ucraina, ma interessò anche altre parti dell'Unione Sovietica. Nelle lettere private degli archivi di Stato russi, i leader sovietici parlano di spezzare la schiena alla classe contadina. E la stessa politica venne attuata nei confronti della Siberia, del Caucaso del Nord e della zona del Volga, causando anche l'annientamento di oltre la metà della popolazione nomade del Kazakhstan. Si parla di Golodomor, un termine che significa infliggere la morte mediante la fame. Parlando dell'Ucraina, gran parte dei contadini si opposero duramente alla collettivizzazione, rifiutandosi di cedere il grano, nascondendo le derrate alimentari e uccidendo il bestiame. Il Politburo sovietico lo considerò un atto di ribellione e, pur di fronte alla sempre più grave carenza di cibo nelle campagne, mandò gli agenti e gli attivisti locali del partito a requisire tutto quello che trovavano, compresi gli animali. Al tempo stesso fu creato un cordone attorno al territorio ucraino per impedire la fuga. Il risultato fu un'immane catastrofe: almeno 5 milioni di persone morirono di fame in tutta l'Unione Sovietica, non a causa del fallimento delle coltivazioni, ma perché furono deliberatamente private di mezzi di sostentamento. Di questi, circa 4 milioni erano ucraini. Stalin rifiutò qualsiasi forma di aiuto dall'esterno, accusò i contadini che stavano morendo di fame di essere loro stessi colpevoli di quanto stava accadendo, e promulgò leggi draconiane che esacerbarono la crisi. Chiunque veniva trovato in possesso anche solo di una buccia di patata era passato per le armi. L'Unione Sovietica soffocò qualsiasi forma di dissenso e manipolò le statistiche demografiche. Quante corrispondenti a Mosca dei giornali stranieri, con la sola eccezione del giornalista gallese Gareth Jones, non si sognarono di raccontare quei fatti. Gareth Jones nasce il 13 agosto 1905 a Barry, una cittadina portuale poco distante da Cardiff. La madre è stata tutrice per i nipoti di John Hughes, l'industriale gallese dell'acciaio che aveva fondato in Ucraina l'odierna Donetsk. È dai suoi racconti, probabilmente, che Garrett inizia a sentir parlare dell'Ucraina e decide di studiarne la lingua e la cultura. Si laurea in lingua al Trinity College di Cambridge, studiando francese, tedesco e russo, e nel gennaio 1930 inizia a lavorare come consigliere per gli affari esteri dell'ex primo ministro britannico David Lloyd George. Quell'estate fa il suo primo viaggio a Donetsk. L'anno seguente lavora per Ivi Lee, uno dei padri delle moderne pubbliche relazioni, consulente di organizzazioni del calibro del Rockefeller Institute, che lo incarica di fare delle ricerche per un libro sull'Unione Sovietica. Nell'estate del 1931, quindi, il giornalista torna a Mosca e in Ucraina. Durante quel periodo annota per la prima volta in un diario, che sarebbe poi stato pubblicato in forma anonima, dettagli sulla grave condizione dei contadini dovuta alla collettivizzazione di massa imposta da Stalin. All'inizio del 1933 l'Europa è nel caos. Gareth fa un viaggio in Germania per raccontare l'ascesa del Terzo Reich. Diventa quasi casualmente il primo corrispondente estero a volare a fianco di Adolf Hitler su un aereo diretto a un raduno nazista a Francoforte. In quell'episodio scrive: "Se questo aereo cadesse, la storia dell'Europa cambierebbe, perché a pochi metri da me è seduto Adolf Hitler, cancelliere tedesco e leader del risveglio nazionalista più vulcanico che il mondo abbia mai conosciuto." Per niente affascinato dalla figura di Hitler, Jones aggiunge: "Come ha fatto quest'uomo dall'aspetto così ordinario a farsi prendere per un dio da 14 milioni di persone?" Il terzo e ultimo viaggio di Jones in Russia e Ucraina avviene infine nella primavera del 1933. Scendendo dal treno che da Mosca si addentra verso le altre remote regioni dell'URSS, a una fermata non in programma, Garrett fa perdere le sue tracce per 3 giorni. Visita i villaggi devastati dalla mancanza di cibo senza alcuna scorta. Entra in aree allora interdette allo sguardo internazionale. Prende appunti compilando un nuovo diario. I numerosi articoli e reportage che scriverà, pubblicati dal Manchester Guardian e dal New York Evening Post, sono difatti i primi a denunciare il Golodomor, ma non trovano sostegno dall'Occidente, che non ha intenzione di occuparsi dei problemi del comunismo. I corrispondenti in territorio sovietico sanno che ciò che scrive il gallese è vero, ma non vogliono spezzare il patto con le autorità sovietiche, che nel frattempo rendono ancora più restrittive le misure di censura della stampa.
stampa. Chi vuole restare a Mosca deve tacere e qualsiasi giornalista straniero non può uscire dalla città senza un permesso speciale. Il più famoso articolo redatto da Jones porta il titolo «Ho camminato attraverso villaggi e kolkhoz. Ovunque ho sentito lo stesso grido. Non abbiamo pane, stiamo morendo». Deluso dall'indifferenza generale rispetto alle catombe in atto nei villaggi che ha visitato, non solo in Ucraina ma anche nei pressi di Mosca, nel marzo del 1933 Gareth Jones decide che è giunto il momento di dire al mondo quello che sta accadendo. Il giornalista convoca una conferenza stampa a Berlino per denunciare le brutali conseguenze della politica di Stalin in Ucraina e nei territori circostanti, che sta affamando fino alla morte milioni di persone, dai 4 milioni e mezzo ai 6 o 7 milioni si stima attualmente. Jones racconta di essere passato per luoghi che erano stati fino a poco tempo fa tra i più ricchi di allevamenti e grano e di averli visti completamente spogli di ogni bene necessario. Dichiara inoltre di aver parlato con alcuni contadini mentre si cibavano con il foraggio degli animali, che dicevano: «Tra poco noi moriremo, ma se vai più a sud, là sono già tutti morti». Jones racconta anche di cittadini tedeschi in Russia che mandavano disperatamente lettere in Germania per chiedere aiuto. Le sue dichiarazioni vengono riprese da quotidiani britannici e statunitensi e molti illustri colleghi gli danno pubblicamente del bugiardo. La reazione di Mosca è decisa. Il commissario degli affari esteri, Litvinov, accusa apertamente Jones di essere una spia e scrive una lettera a Lloyd George per informarlo che da quel momento in poi il reporter gallese non avrebbe più potuto far ritorno in territorio sovietico. La smentita più illustre e potente arriva dal giornalista Walter Duranti, premio Pulitzer per le sue corrispondenze da Mosca uscite sul New York Times, in cui racconta i nobili principi della collettivizzazione, che contesta quanto riportato da Jones, da lui definito più volte un uomo intraprendente giunto a conclusioni affrettate. Jones a quel punto insiste nel sostenere quello che ha visto. «È la terza volta che mi reco in Ucraina», dice. «Ne conosco bene la lingua e la storia. Ho visto con i miei occhi quello che sta accadendo. Ho dormito nelle case di contadini che stanno morendo di fame. La feroce censura alla quale siamo sottoposti come giornalisti non ci permette di dire la verità. La stampa è costretta a usare dei termini che sottostimano la portata della carestia ucraina. Si può parlare di malnutrizione, di scarsità di cibo, ma niente di più». Uno degli intellettuali che con probabilità crede invece alle parole di Jones è George Orwell, che come Jones ha descritto gli eventi della carestia nella sua Fattoria degli animali. Nel 1937, troppo tardi, anche il rappresentante della stampa estera a Mosca, lo statunitense Eugene Lyons, affermerà che le accuse contro Gareth Jones erano state un grave errore. Espulso dall'Unione Sovietica, Jones si reca a esplorare l'Estremo Oriente, viaggia in Cina, in Giappone e in Mongolia. Vuole raccontare l'invasione giapponese della Manciuria, ma è sequestrato da una banda di malviventi mongoli. Jones viene fucilato in circostanze misteriose il 12 agosto 1935. Il giorno dopo avrebbe compiuto 30 anni. Si sospetta che il suo omicidio sia stato in realtà progettato dall'NKVD come vendetta per l'imbarazzo che aveva causato al regime sovietico. Le memorie di Gareth Jones, unico testimone indipendente delle atrocità del Golodomor, mai riconosciute ufficialmente dall'Unione Sovietica prima e dalla Russia poi, sono state ritrovate nella casa della sorella in Galles. Il suo diario, riscoperto dal pronipote, viene pubblicato nel 2015 con il titolo «Dite loro che stiamo morendo di fame, i diari di Gareth Jones del 1933».